San Siro ha onorato domenica l'Encat con un gran premio appassionante che ha visto la vittoria nettissima di Pascià dei Grippi, trionfatore sulla distanza dei 2250 metri, severa ma largamente inferiore rispetto ai 3000 metri che fecero definire l'Encat dalla sua fondazione la maratona del trotto. Gli ippici più giovani non hanno conosciuto gli enti tecnici che durante la loro agonia, visto che l'accorpamento delle varie specialità dell'ippica è storia di questo secolo, con il trasferimento della sede dell'Unire in Piazza dei Navigatori, che segnò la riunificazione anche fisica del comparto che si stava affidando alle varie aree di riferimento. La cura non servì a molto, perché neppure un lustro dopo nacque sulle ceneri dell'ente Lassi ed ora tutta la baracca, esclusa la TV, è stata inglobata nella sede del MIPAF. Prima della nascita dell'Encat, l'intera organizzazione e programmazione delle corse italiane, già dall'Ottocento, era ippodromo centrica. Le società aprivano bottega, pista, investivano, cercavano gli attori, cavalli e drivers, e facevano le corse. Si rivolgevano a grandi personaggi per lo più dell'allevamento per la parte tecnica. E se le persone erano di valore, il successo anche economico dell'impresa era assicurato. Erano i tempi dei grandi padri fondatori, i Grassi, i Breda, Mangelli, Grassetto, Tesio, con la sua enorme cerchia di amici e avversari del meraviglioso inizio del Novecento. Quando nacque l'Unire, nel 1932, vi confluirono Jockey Club, Steeplechase, Società del Cavallo Italiano, Unione Nazionale Dilettanti e l'Associazione Nazionale Allevamento del Cavallo Trottatore. Tutte queste società o enti passarono nel 1932 sotto l'egida della neonata Unire, sotto il controllo del Ministero dell'Agricoltura. Allora l'Unire era un calderone ad alta frequentazione fascista, come del resto l'Italia tutta. In essa tutti rappresentavano qualcosa. Ci vollero 4 anni per far radicalizzare i 3 settori canonici, il galoppo, il trotto e il sella, e tutte le federazioni che alla fine costituirono enti autonomi e poli di aggregazione tecnica sotto l'amorevole egida di figure miste, per lo più tecnici o commissari, con accesso immediato ai gabinetti dei ministri di turno. Nel 1942 Paolo Orsi Mangelli diede il suo nome a una legge che ha saputo permettere il benessere a tutta l'ippica fino a quando fu scelleratamente abrogata. Tutte le entrate dell'Unire, recitava, detratte le spese, dovevano andare a montepremi. Poche righe che permisero al nostro settore di progredire vistosamente per più di 60 anni. I minimi, Sarabet, un riversamento non bilanciato con l'offerta a quota fissa e poche altre mosse sfortunate, ci tolsero in pochi anni tutto l'inestimabile tesoro che avevamo accumulato.
La corsa, dicevamo, passava per essere in passato la maratona di inizio anno sui 3.000 metri, fatto apposta per lo specialista dello stop and go che era Tornese, tre volte a bersaglio. Nel 1969 Aga Unar, grande campionessa dei suoi anni, vinse nelle immagini l'Encat per finire poi la sua carriera in America. Ed eccoci all'epilogo. Mentre Hameira vola verso la vittoria a tempo di record, si sviluppa una bella lotta per la piazza d'onore fra Zizi e Barbablù. Ma Zizi rompe sul più bello e Barbablù non avrà difficoltà a strappare il secondo posto, nonostante l'eccezionale finish del più giovane concorrente del lotto, Condor, protagonista a sorpresa della corsa solo nella sua fase estrema. Un altro magnifico successo di Fröming alle redini di una Saura di classe. Dopo Edoardo Baldi toccò ad Alfredo Cicagnani dunque con Hameira tenere alta la gloria di Tor di Valle a San Siro. Dosson nel 74 vinse per il rosso verde dei Biasuzzi con Giancarlo Baldi. Nel 75 Freddi, nel 76 Patroclo riportarono in primo piano l'eterno pilota di casa nostra. Dargun con Cesare Savarese vinse nel 78 e Gendarme rispolverò la gloria di Mangelli nel 1982. Genderò, che vinse nel 1983, e a Todd Moe, che vinse nel 1984, poi rappresentarono senza fortuna i colori italiani all'International Trot ed all'Elite Flop. Dopo due vittorie di Dorsten nell'86 e nell'87, si aspettava il triplete nel 1988, quando a sorpresa vinse invece Cucù di Jesolo, seguito poi nel 1989 da Fiorino Bell con Peppe Maestri. Nel 1990 vinse Gainsford, che Edi Gubellini affidò a Pippo alle sue prime apparizioni nei Grandi Premi. Ma questa è storia di ieri.